Nel quartiere Fondo Gesù, storico rione di Crotone, una coppia di anziani vive da 6 anni prigioniera in casa propria. In questo quartiere, caratterizzato da alloggi di edilizia residenziale pubblica in attesa di manutenzione e da cantieri incompleti, l'ascensore dell'edificio in cui risiedono non è mai stato collaudato, costringendo i due coniugi ad un isolamento forzato. A denunciare la situazione è stato il comitato di quartiere Fondo Gesù nel Cuore. Oggi siamo qui a testimoniare il problema di due signori anziani che sono disabili e da circa 6-7 anni che vivono all'interno delle mura casalinghe. Quindi dopo aver fatto più esposti, aver chiesto all'amministrazione un aiuto concreto per riabilitare l'ascensore in modo che queste persone possano rivedere la luce del sole al di fuori delle mura domestiche, purtroppo ad oggi non abbiamo avuto nessuna risposta. Signora Maria, sono felice, torno a me. Ok, stiamo salendo? L'uomo e sua moglie, entrambi con gravi problemi di salute, non riescono più ad uscire di casa, neanche per sottoporsi a visite mediche essenziali. Quando devo scendere per necessità di salute, devo pagare, perché sì. Se pieni 100 euro per salire e scendere, Quando questo qua non c'è bisogno, suo ascensore è pur nuoto, è fatto, dobbiamo pagare, ne chiamate, dovete pagare sta qua, stiamo pagando la luce a 360, che sono già 3 o 4 anni, stiamo pagando noi la luce, che era maggiorata, e che ne stiamo facendo, Io non mi trovavo in queste condizioni. Se scendevo la mattina, o mi piava il pane, o mi mandava da una parte, o come qua, era una cosa più differente. No, che due ieri. Un appello accorato è stato rivolto alle istituzioni affinché si intervenga al più presto. Signor Sindaco, la prego, si mette una mano sul cuore e vede cosa deve fare, perché noi siamo intervenuti dal sindaco, dalla dottoressa Squillaci, ma nessuno che ci ascolta. Io non so più cosa dobbiamo fare.